La conoscevo perché siamo stati a Lourdes insieme. Ecco, con la Caritas magari cerchiamo di stare vicino alle persone che hanno subito, oltre personalmente, i traumi, ma anche a livello familiare, quindi Infatti, perdita di persone care. volevo darvi il dato dei Vicino, volontari. ecco, è proprio bello il momento della solidarietà in cui questo momento di forte anche sconforto però fa riabbracciare tutti, Abbracciare, infatti, insomma. anche quelli che magari durante la vita normale non si abbracciano mai, e quindi questa è una cosa bella. Il sacerdote diceva che voi appunto vivate forza anche insieme, no? In Sì, questo e sì, che momento. ci conosciamo tutte, di conseguenza è una famiglia. E purtroppo di questa famiglia stiamo tutte quante a sedere per terra perché le case non ce l'abbiamo più nessuno. Anche se esternamente, se tu vai a pescare e vedi, fate conto dove io ho casa, sembra che ti dico una bugia, davanti e ai lati, però dietro e sopra non c'è più niente. Lei lo shock più che altro quello che è stato suo, che lei ieri mattina quando è salita da casa sua, perché poi Pescara in pratica è fatta, non è tutta centrale, è Viene dislocata, verso il fiume. di conseguenza lei sta sotto le ultime case verso giù e di notte si è trovata veramente a arrampicarsi sui specchi. E ti rimane quella paura dentro, quell'angoscia, e quando è arrivata sulla strada stavamo tutte, chi in mutande, chi ciabatte, chi vestaglia, ma stavamo tutti a quella maniera. E poi c'erano Serena tanti ragazzi, perché questo è un posto in cui abitano i nonni, no? I nonni che hanno la casa di famiglia, e allora prima che ricominci la scuola i ragazzi, i bambini vengono a trovarli e stanno qui con loro. E quindi insomma ci ha fatto anche tenerezza incontrare queste persone anziane che erano qui con i loro nipoti e che hanno dovuto vivere una situazione come questa. Lei prima mi diceva che... No, no, non forziamo il signore, No, appunto, perché vedo che è al telefono, va bene, appunto. Domenico, do intanto Allora, il dato, noi Domenico, Serena no, adesso. Domenico, aspetta, volevo dare il dato di tutti coloro che stanno lavorando soltanto per la protezione civile. Ci sono 4.370 uomini e donne appartenenti alle diverse strutture della protezione civile e poi si aggiunge il personale delle amministrazioni territoriali. 100 scosse, perché sono susseguite oltre 300 scosse dal 3:36 della notte scorsa fino a questa mattina, e queste sono le primissime ore appunto del terremoto che ha sconvolto l'Italia. Guardate. È un dramma, perché il paese non c'è più. Qui è un paese che non c'è più. Tira fuori la gente da sotto le macerie perché la sentiamo i frighi. L'Istituto Nazionale di Geofisica pare essere l'epicentro di questo fortissimo terremoto che... Valeria.